Il problema quindi è quello di far venire le persone. Una volta che le persone vengono, saranno i primi propri commercianti a dire: guarda signor sindaco, sarebbe il caso di chiudere. Durante la settimana, fino al venerdì, purtroppo quella strada, che è penalizzata da una serie di motivi, non ha un afflusso né di turisti e ha uno scarso afflusso di shopping, di clienti. Con la chiusura al traffico, per le non buone abitudini che abbiamo tutti noi, e questo è vero, la scarsa presenza di persone che vanno a fare spesa lì è ancora diminuita. Ci sono dei commercianti che stanno cercando di spostarsi su via Cavour. Via Cavour, che io conosco bene perché ci abito, è una di quelle vie che si dice: ah no, non può funzionare, c'è crisi. Bene, i commercianti si stanno spostando da via San Lorenzo a via Cavour, per dire come ormai via San Lorenzo è un po' la strada più penalizzata. Lo era già prima, attenzione, non è una questione di adesso. In un incontro che abbiamo già avuto col sindaco e l'assessore Ricci, avevo proposto proprio di venire a vedere la situazione. Oggi la situazione sta precipitando in senso negativo. Questo non vuol dire che lo ZTL è negativo, attenzione, lo ZTL va programmato in una certa maniera in modo tale da venire sicuramente incontro con le esigenze dei turisti, ma al tempo stesso non danneggiare quelli che sono gli esercizi già esistenti. E ripeto, va invertito l'ordine dei fattori, cioè prima bisogna pensare al rilancio turistico soprattutto della città di Viterbo. Risolto questo, tutti gli altri problemi vengono risolti di sé, da sé, perché io uno dei primi interventi che fece l'associazione disse: signori, il corso è chiuso al traffico, non del tutto a Roma, ma è chiuso al traffico perché c'è mare di gente, via Condotti che sarebbe di accesso ai tassi, i tassi non ci passano più, perché quando c'è talmente tanta gente che passeggia, per cui non è il caso che passano più i tassi. È logico che sia chiusa. Se io vado a proporre ai commercianti via Condotti di tenere aperto, mi ammazzano, perché è assurdo che io vada, perché il commerciante quando c'è un mare di persone vuole il traffico. Quindi non è vero quello che si pensa, che c'è una prerogativa. Il problema è proprio l'opposto, bisogna fare in modo che queste strade siano trafficate. Quello che è un errore di valutazione è pensare che i turisti vengano solo perché il traffico è chiuso. No, bisogna fare una serie di eventi che spingono la persona da fuori, soprattutto i romani, per venire a Viterbo, perché Viterbo purtroppo è un oggetto misconosciuto, pare strano ma lo dico da romano, a Roma e anche in altri posti Viterbo è un oggetto sconosciuto, è un prodotto da lanciare sul mercato, come se avessi un nuovo prodotto da lanciare come fanno le industrie nelle campagne pubblicitarie. Bisogna fare questo, tutto il resto viene da sé. Cioè non è che i commercianti vogliono la chiusura, l'apertura al traffico, vogliono la gente. Se uno riesce a realizzare questo, poi il resto viene da sé. Quindi nel futuro ci sarà un ulteriore spopolamento di via San Lorenzo, perché alcune attività commerciali quindi si sposteranno in via Cavour? Allora, alcune attività commerciali hanno già chiuso, almeno un paio. Alcune si erano già trasferite prima. Questo oltretutto rende anche la strada brutta, desolata, anche per il turista che ci passa, perché le vetrine vuote, per di più magari anche sporche, non è un bel vedere. Inoltre, alla lunga non vorrei che crea dei problemi di sicurezza, perché una città deserta, anche per i residenti, non è tranquilla. Se ci leviamo pure le telecamere che sono fuori dai negozi, chiaro che la situazione va ancora peggiorando. È stato riferito da alcuni commercianti del posto, e ci sono, pare, alcuni commercianti che stanno già cercando dei negozi a via Cavour per non allontanarsi troppo, ma spostarsi su una via di maggior traffico anche pedonale.